c'ha un muro così appesantito. Lo sapevo, mi stavi riprendendo. Siamo pronti? Sa. Siamo pronti. Scendiamo. Per questa avventura lei non sarà partecipe, no, mi dispiace. Purtroppo. Ciao piccolina. Non prendere freddo. Già sei stanca? No, sono dolorante. Perché? Perché c'ho dolore alla schiena. Per lo zaino è pesante? No, ho sempre il problema che ho io. Sono vecchia. Non è vecchia. Siamo alla fermata. Tra 10 minuti più o meno dovrebbe passare l'autobus. Vabbè, in genere qua sono in orario, quindi dovrebbe arrivare in orario. C'è tutto l'autobus vuoto, tutto per noi. Ah, da qua ci abbiamo una bella vista, peccato che ci sia freddo. Io mi siedo qua, così ci abbiamo spazio per gli zaini. Un po' appannatino, eh? Ah. Questo è il nostro autobus, che dovrebbe essere questo, ancora non hanno cambiato la destinazione, però questo per arrivare a Edimburgo. Ho spoilerato, ho fatto vedere il biglietto. Dove ci mettiamo? Qua. Vai, vuoi metterti il lato finestrino? Sì. Partite alle 6:10, sono quindi già quasi 10 minuti che siamo in viaggio. Abbiamo fatto uno spuntino veloce veloce. Sì. Avevo un po' fame. Il viaggio durerà 3 ore. Il biglietto dice che arriveremo verso le 9:10. Sì, all'aeroporto stanchi, 3 ore e mezzo di pullman stancano parecchio, anche se non guidiamo noi. Sì, anche perché le sedute non sono molto larghe, quindi devi stare rannicchiato, e quindi è stato un po' stancante, però siamo arrivati. I biglietti per l'aeroporto dell'autobus sono costati per tutti e due 10 pound e qualcosa, 10 sterline, 58 più o meno, che sono in euro circa 12 euro per 3 ore e mezzo di, sì, di viaggio. Onestamente costa meno di fare Palermo-Catania. Solo che ora, arrivati all'aeroporto, dobbiamo passare la notte qui, perché il volo sarà domani mattina alle 9, quindi 12 ore in aeroporto. Esattamente. Il problema è stato che ho cercato io la soluzione per arrivare all'aeroporto per prendere l'aereo, ma non ci sono degli autobus che da Aberdeen arrivano qua ad Edimburgo in orario per poter prendere l'aereo a quell'ora. Praticamente ci sono, però arrivano a Edimburgo centro e poi da lì bisogna prendere un treno o un autobus per venire qua all'aeroporto, e il problema è che non si arriva all'orario, quindi abbiamo preferito fare così, prendere l'ultimo
da Aberdeen che arrivava direttamente all'aeroporto, che poi non era nemmeno direttamente all'aeroporto perché si ferma un parcheggio un pochino distante e poi ci sono 15 minuti a piedi, però fattibile. E quindi abbiamo deciso di stare qua per la notte. Noi per questo volevamo cambiare casa, avvicinarci a Edimburgo, perché dove abitiamo noi è un problema viaggiare, infatti dobbiamo provvedere. Con questo dico che la casa non l'abbiamo presa. Ma è stata una scelta nostra. Vuoi dire perché? Perché la casa era bellissima, ma la zona non valeva la pena. Nel senso che comunque sarebbe rimasta troppo distante dalla città e quella zona non offre tante possibilità lavorative, quindi avremmo dovuto fare quasi ogni giorno più di 25 miglia all'andata e 25 miglia al ritorno, e diventava troppo stressante. Quindi abbiamo deciso di non prendere la casa a malincuore e abbiamo deciso di continuare a cercare sempre vicino, se riusciamo a trovare qualcosa proprio all'interno centro di Edimburgo, sì. Anche se è caro, però è meglio. Vediamo se ci riusciremo. Io penso di sì. Abbiamo delle carte da giocare ancora. L'ultima cosa. L'aeroporto. Mangiare. Non c'è mangiare. No, è qua di notte. È tutto chiuso. Sì, sì. Stranamente, perché in aeroporto dovrebbero sempre avere un McDonald's. L'unico no, c'è qua il bar Costa, che è praticamente, no, detto bar Costa sembra un po' palermitano. No, Costa. Bar Costa. E Costa che è aperto, non sappiamo fino a che ora. Ah, là c'è scritto 24 ore, però non fa per noi, noi non siamo mai andati caffè, da Costa. No. Drink, non vendono cibo. Fai vedere con che cosa hai provveduto. Non chiedetemi cosa sono, perché io non so l'esatto nome di questo combo mix. Sembrano patatine con la forma della pasta, perché ci sono le pennette, le ruote. Questa sarà la sua cena, perché io non ne mangio. Purtroppo va bene così. Questo passa il convento. Va bene, io inizio a mangiare. Sembra pasta. Allora, siamo arrivati all'aeroporto, siamo scesi giù che dobbiamo prendere il treno, abbiamo fatto i biglietti, cioè gli scontrini perché non sono biglietti, abbiamo pagato per tutti e due 13,60, quindi 6,80 a persona. E niente, adesso dobbiamo aspettare perché il treno non era subito e quindi parte fra mezz'ora. E noi siamo distrutti perché non dormiamo praticamente quasi 48 ore. Quindi insomma, siamo stanchi. Vabbè.